Eccoci, siamo live credo, sto facendo un piccolo esperimento oggi, ciao a tutti, o oh, forse ho la scritta sulla mia faccia, vabbè sto provando a, a stare sia in live su, su Twitch che su YouTube, non so se potevo dire questa parola su YouTube, si arrabbiano, comunque buongiorno a tutti, anche oggi si comincia presto a parlare, buongiorno a Giovanni che mi dai feedback tecnici, sempre team pazzesco pazzesco dunque siamo qui live quindi direi che possiamo iniziare non abbiamo problemi tecnici quindi facciamo finta che funzioni tutto poi, poi capiremo dunque eh, oggi proseguiamo con la costruzione del mio sito che ho iniziato settimana scorsa la, nella, prima, nella prima live su youtube funziona ottimo ho la scritta sulla faccia le stream Giusto per capire se dà fastidio, <ride> perché sto usando questo servizio molto carino, Restream, che però uh, giustamente per, per guadagnare ti mette sulla faccia il suo simbolone. Vediamo tra l'altro se. è ah, è così piccolo questo. Andiamo così. Ok. Bene, allora, così anche lo schermo dovrebbe essere di dimensioni giuste. E dicevo, abbiamo iniziato la costruzione del mio sito da zero, eh, che ho deciso di programmare in live, perché così condividere un po' quello che faccio, cercare di, di farlo insieme, insieme a voi e farvi vedere un po' com come si inizia con un sito da zero. Per farlo, facendo un piccolo recap, ma comunque il, la live è caricata sul mio canale YouTube se volete recuperarla. E utilizziamo TypeScript come linguaggio, che è una versione di JavaScript coi i tipi. E utilizziamo Next.js che, che è un framework che permette di gestire sia la parte eh, back-end, quindi la parte server che elabora i dati, gestisce i database, fa il lavoro diciamo dietro le quinte, sia la parte front-end, che invece è quello che, che viene eseguito poi che viene renderizzato sul, sul client, sul browser eseguire tutte e due queste parti gestirle in maniera abbastanza coerente, insieme, abbastanza veloce come, come cosa, è molto comodo e poi col, col tempo lo vedremo insieme ehm, quindi Next.js fa un po' da cuore di questo, di questo progetto poi avremo Tailwind per quanto riguarda la parte di CSS CSS è la parte di stilizzazione delle pagine e invece di scrivermi il codice CSS a mano le classi tutti i div come metterli come non metterli tailwind è, è, questa, è questo framework css che permette di utilizzare potete vedere qua sulla loro pagina di utilizzare delle classi preimpostate eh, per andare a costruire lo stile cosa vuol dire che se voi scrivete eh, per esempio qua v24 vuol dire che questa immagine deve avere larghezza 24 24 poi ci sono degli, degli standard dimensioni, comunque è tutto ben documentato e questo è molto comodo, non dovete scrivere CSS a parte con mille classi, ma semplicemente eh, usare questo tipo di notazione qua. È simile per chi lo conosce a Bootstrap, ma Bootstrap ha più un suo stile, ha un suo mondo, questo è proprio una scorciatoia per scrivere CSS. Quindi eh, oggi vedremo più questa parte qua che l'altra volta non l'abbiamo vista, ma rivediamo un po' tutto. Eh, Utilizzeremo poi ehm, il Markdown come, come linguaggio per i contenuti dinamici. Questa è una cosa molto carina per chi ha un blog, perché permette di scrivere dei testi semplici eh, in un linguaggio particolare che permette di, di formattare la pagina. E, e attraverso dei meccanismi che poi vedremo, permette di, attraverso questi, questi, questo linguaggio, attraverso Git, attraverso eh, l'auto-deployment del sito, l'auto-building, tutta una serie di cose molto carine che ti costruiscono il sito in maniera automatica ogni volta che aggiornate. Di avere contenuti eh, dinamici e velocizzare molto anche la parte di creazione contenuti. Quindi abbiamo anche quello facciamo di nuovo una breve introduzione a quello che abbiamo fatto l'altra volta perché anche per approfondire un po meglio next.js perché per chi non lo conosce per chi vuole imparare anche a programmare ehm, è molto utile vedere come funziona eh, il tutto allora il Juppy site. L'altra volta abbiamo costruito questo progetto qua io ho fatto Cod io uso visual studio code come come editor perché è in assoluto il più versatile, leggero, funziona bene, poi ognuno ha le sue preferenze, non voglio entrare in questo discorso. Io l'altra volta ho installato appunto Next.js che mi ha installato tutte le sue belle cosine e le sue belle cosine nello specifico eh, partiamo dalle, dalle pagine. Eh, perché? Perché praticamente... Ehm, in ogni framework, soprattutto i framework più grandi, c'è una parte di routing, ovvero una parte di indirizzamento eh, delle pagine. Cosa vuol dire? Che se vado su una mappa di dove sono tutte le pagine, eh, se io vado su slash test mi devi portare su una certa pagina o fare una certa cosa, se vado su slash pippo, pluto, insomma l'instradamento delle richieste viene gestito in maniera centralizzata. In, in, in qualche file, in qualche struttura, ognuno ha il suo metodo. Quello utilizzato da Next è, è un routing basato eh, sul file system, ovvero sulle pagine. Se io creo, io, eh, partendo da pages, poi si può specificare altri, altre cartelle, credo, però partendo da qui, io ho un file index.tsx. Questo file è il file che viene um, lanciato quando io vado su slash. Quindi facciamo subito questo test. Andiamo su, lanciamola nel nostro sito e lo facciamo così: altro piccola divagazione NPM run dev NPM è il nostro gestore di, eh, di node che è node è il motore, poi della parte diciamo server, ma un po' di tutta questa parte, e, e per far partire next con next dev si può usare NPM run eh, esegue questi comandi qua il dev ti, ti lancia una, una versione che viene buildata ogni volta che ci sono modifiche e si fa in, in fase di sviluppo si utilizza appunto questa modalità qua io ho aperto ovviamente oggi ho due schermi quindi si è aperto sull'altro schermo ma non ho mai avuto dubbi che succedesse io adesso ho lanciato, come vedete sono su localhost 3000 e mi si è aperta questa pagina qua questa pagina qua è... Questo file qua index perché appunto in slash eh, viene richiamato eh, il file che si chiama index che è un po' il file generico. Se però io sulla stessa pagina creo un file, lo chiamo test e ci scrivo qua: create next test, salvo. Questa qua è sempre il mio slash diciamo. Però se vado su slash test. cosa ho fatto cosa ho sbagliato ah ho cambiato il titolo qua sì, vabbè. aspettate eh, giusto per renderlo un po' più visibile per renderlo più welcome to test next.js yes. vedete ha cambiato io sono su slash test tornando ai nostri file perché slash test trova questo file qua se io creo una, una cartella la chiamo pippo iniziamo con i nomi belli e dentro pippo ci faccio ci faccio index così capite come funziona il file index e ci copio brutalmente questo perché sono un cane e faccio welcome to, to pippo.js se io adesso vado su slash pippo eh, no, scusate, però io non mi posso fare i copia e incolla così brutali. Sperare che tutto funzioni, penso sia questo il problema. Ok, sono andato su Slash Pippo. Pippo è la mia cartella mh, che da pagine è la prima, il primo livello, diciamo, proprio l'alberatura delle cartelle. Poi dentro Pippo. C'è index, quindi io non devo scrivere pippo slash index, ma index viene preso diciamo in automatico. Se però ci creassi di nuovo test, farei pippo slash test. Insomma, questo è più o meno il routing che utilizza next. Se vogliamo rimanere un attimo sul routing, che è comunque una parte abbastanza importante, ehm... C'è poi il dynamic routing le, che serve per avere all'interno del pat delle, delle variabili. Perché voi immaginate, non lo so, in un blog, se andate in un blog, andiamo in un blog qualsiasi, andiamo in un blog a caso. Eh, come diventare ricco? Oggi voglio cominciare la giornata con un augurio per tutti voi, con un blog di finanza personale, molto molto ben fatto e che porta anche bene per chi lo legge. Se io apro un, un articolo a caso, vedete che qua sono, vabbè, sotto risparmiare, che sarà la categoria, e poi c'è viaggiare spendendo poco. Per me viaggiare spendendo poco è, probabilmente, poi vabbè, questo non so come è fatto questo sito, ma la logica è più o meno sempre quella, è come fosse l'id di questa pagina. Cioè, il, questo sistema riconosce che è un blog molto figo, questo sì. riconosce che ehm, viaggiare eh, spendendo poco, facciamo finta sia un id, lo cerca sul database o quello, quello che ha e allora il contenuto lo carica da lì. WordPress, eh? WordPress è tutto un suo mondo in PHP, c'è cioè tutto il suo, il suo meccanismo ben rodato per fare blog, è più o meno diciamo il dietro le quinte è completamente diverso però questo qua vediamolo come fosse l'id univoco di questo articolo ok e la stessa cosa serve poi eh, su qualsiasi altro sito e quindi anche sul mio devo poter dire non è che vado su, creo una cartella o un file ogni volta che ho un nuovo articolo del blog ehm, e quindi si usa questa notazione adesso sto andando un po' a memoria ma ci proviamo mettiamo che io sono sotto pip e voglio creare Um, e creo la variabile eh, articolo blog. No, anzi, scriviamo id article, ok? Così si, si capisce meglio che, che un id. Io in questo modo gli sto dicendo: se vado sotto slash pippo slash qualcosa, quel qualcosa potrebbe essere l'id di un articolo. Per accedere a quello, ehm, ci sono delle scorciatoie. Ehm, Diciamo poi dipende dove si vuole accedere, però si può, ehm, c'è un helper un hooks, di, di Next che si chiama User Router, che serve appunto ad accedere ad alcune funzionalità del routing, tra cui il, appunto anche il path. Quindi se io qua faccio un const use, use, use Router, vedete è una, appunto un hook di Next Router. NextRouter è una funzionalità di Next che ti permette di accedere al router. Se faccio così, così facendo... anzi Prendiamo tutto il router così vediamo che cos'è. No, lo stavo spacchettando, stavo prendendo un, un sottocomponente di, di router, ma prendiamolo tutto. Dopodiché mi faccio la mia variabile id underscore article e la chiave e prendo router.query.id article. Praticamente così, query, sotto route, io accesso alla query che sono tutte le query string che sono all'interno del pot. Le query string appunto sono le variabili, ma anche le variabili successive al pot che, che vengono utilizzate in maniera dinamica. Tecnicamente se io qua scrivo id articolo, id article, se non funziona... Eh, siamo qua apposta questo è tutto improvvisato sto andando, è una roba che conosco da poco quindi mettiamo le mani avanti <ride> prima ancora di provare quindi io sono sul mio pippo su un mio file che ha questo nome particolare con le parentesi quadre proviamo a vedere cosa succede se, se ci vado sopra quindi se io sono su pippo intanto facciamo così apriamo la console ok se io vado su slash pippo slash ehm, come diventare ricco eccolo qua id articolo come diventare ricco mi ha stampato ehm, mi ha stampato questo e id articolo che vedete qua è come diventare ricco che è quello che ho scritto qua né più né meno questo cosa permette di fare banalmente eh, potrei in questo file in questo file dire fai una query sul database con questo id, prendimi il contenuto dell'articolo e poi qua dentro glielo stampo. Adesso lo faremo, cioè poi il, il meccanismo è questo qua. E quindi questo è il routing. Abbiamo fatto un po' una, una deviazione molto specifica su una cosa, però molto importante perché mi vedrete aggiungere poi file qua, cartelle qua. E quindi il routing è fatto così, è, è in realtà anche lì molto comodo perché si, si ha un'alberatura visibile a occhio, cioè gli occhio qua vedo cartelle, so poi no, l'alberatura dei siti delle applicazioni più grandi anche su cui ho lavorato è, è proprio molto grande, ma il fatto di eh, vederla fisicamente a occhio nudo ai, aiuta molto. Adesso io direi cancelliamo Vippo <ride> cancelliamo Vippo cancelliamo Pippo e un'altra cosa che volevo farvi vedere prima di andare avanti con Tailwind, che lo so, sì dai, è vedere meglio la, la parte server e la parte client di Next, perché noi stiamo costruendo un sito, e stiamo utilizzando questo framework che permette sia di gestire la parte client che la parte server, e, però è molto vicina, nel senso che in un file unico una parte viene eseguita dal client e una parte dal server. Ci sono questi metodi eh, di Next come getServerSideProps ehm, che appunto vengono, quando io richiamo questa pagina viene prima eseguito questo lato server e poi viene eseguito questo che è un componente React lato client. Qual è la differenza? La differenza è che io qua appunto posso fare cose lato server come query sul DB, banalmente le query sul DB, <ride> il database viene gestito lato server. Lato client, ho oh, un componente avanzato, React, ehm, dinamico, con tutte cose belle, eccetera, che viene eseguito però, ehm, viene renderizzato lato client, cioè quello che scrivo qua deve poter essere eseguito dal vostro browser, detto in soldoni. Eh, vediamolo, vediamolo facendo un, un console log qui del server. E un console log di qui. Il client ok quindi se io vado sull'index adesso abbiamo solo l'index devo stampare due cose server e client allora, puliamo il solito qua ok qua ha stampato client questo console log viene eseguito ehm, questo console log qua viene eseguito dal client quindi il mio browser mi stampa client. Grande. Server non me lo stampa. Chi me lo stampa? Viene stampato... Aspettate, aspettate... Eccolo qua. Viene stampato... Qua vedo tutto, vabbè, qua vedo anche client. Però vedete qua, questo qua è il, il mio terminale dove ho lanciato il sito, dove si viene eseguito e compilato ogni volta la mia pagina. E qua vedo anche server. Perché è, è il server... Che, che lo stampo quindi non è che non viene eseguito, viene eseguito, ma io non lo vedo sul mio browser e io qua è come se fossi a casa mia e su, su un sito. Non è che ho tutto in locale sul mio computer come adesso. E il server viene stampato lato server. Questa è la grande è la grande differenza tra, tra queste due funzioni qua. Vedete, io in un file unico ho entrambe le cose. Adesso, però, magari togliamo un po' di schifo di sta pagina. Perché dobbiamo fare il togliamo il footer che non ci interessa togliamo un po' di roba del main che non ci interessa facciamo così oh basta ok guardando il dubby site questa è invece è la parte la pagina che viene che viene renderizzata Ora, eh, come vi dicevo, la classica cosa che viene fatta è qua fare la query sul database. Per esempio, diciamo che io qua dico: ehm, non lo so, mm, nome, name, uguale, giuppi. Eh, ok, qua sono sul serve. Questa funzione viene eseguita dal lato serve. Facciamo finta che sia una cosa, poi sarà una cosa più evoluta, una query, quello che vi pare. Eh, ho questo nome e lo passo come props. Le props sono le proprietà che vengono ehm, diciamo ehm, un componente nella programmazione co fatta così a componenti. Ogni componente riceve delle proprietà e poi le usa. Le usa o meno? Eh, le riceve dal, dal, proprio, dal proprio parent, dal proprio parente. In questa struttura, diciamo, sempre questa alberatura in cui c'è un componente. Che sotto ha più componenti eh, banalmente una pagina web immaginate che ha che ne so il menu ehm, il header c'ha il body comunque a questi componenti qua io ho una super componente pagina che, che magari fa la query sul db adesso sto semplificando ma poi ha tre componenti sotto di lui a uno passa solo il nome a uno passa le, le voci del menu insomma eh, è una, è una gerarchia di componenti fatte in questo modo. Le props, un componente non dovrebbe sapere chi c'è sopra di lui, ma chiede delle proprietà in, in ingresso perché gli servono. Tipo in questo caso facciamo finta che noi serva il nome. Tra l'altro, una cosa che abbiamo lasciato in sospeso è questo any qua. Torniamo a bomba nel fare questa cosa, sistemiamo anche questo. Eh, usiamo typescript, typescript è un javascript con i tipi ovvero non è che tu hai var eh, pippo e dentro ci metti quello che vuoi ma tu hai, var, hai una variabile pippo di tipo stringa e ci metti dentro una stringa e basta o, o number e basta, o oggetti specifici eh, eh. in questo modo è tutto tipizzato e tu hai il controllo di tutto quello che succede Any è la parola magica di TypeScript che permette di ehm, mettere qualsiasi cosa <ride> dicendogli fatti i fatti tuoi che è bello perché poi meno male può farti funzionare le cose ma rende totalmente inutile l'adozione di, di TypeScript quindi se usate Any non usate TypeScript, non, non ha senso questa cosa poi è ovvio che magari ci sono casi complessi e, e va bene No, se voi state facendo l'applicazione in cui vi aspettate una stringa, ma non c'avete voglia di... o un oggetto con due stringhe e un number, non c'avete voglia di definirlo e scrivete any, che, che state facendo? No, quindi cerchiamo di, di tenerlo. In questo caso, l'altra volta ho messo any un po', un po perché ero di fretta e un po' perché non so bene com che tipo di, come vengono tipizzate le proprietà da next. Perché a me quello che sta arrivando qua sono delle proprietà che mi vengono passate da Next, dalla parte server di Next, e quindi mi aspetto siano, siano di un certo tipo suo, non è che è un tipo che, che conosco io. Quindi ehm, mettiamolo qua questo. Andiamo a cercarci ehm, get server Site props TypeScript. Allora. Vabbè, qua ci dice il setup, grazie. Ah, qua ci dice che le get server side props sono di tipo, facendo due punti questo ci dice che sono di questo tipo qua. Proviamo, ah, intanto definiamola come, ehm, come costante, è una funzione asincrona. Quindi cambiamo notazione, che è più carina. Allora, usiamo quest'altra notazione per dire che è una, una funzione, questa qua è una funzione asincrona, con questa sync, cioè può, può al suo interno. Eh, la sync await è un altro paio di mani che è bellissimo però gli si dice che al suo interno può avere delle funzioni che devono essere sincrone con la await eh, se no viene eseguita in maniera sincrona però non entriamo in questo magico mondo adesso e dunque qua mi dice get server side props ok, così, gli è piaciuto Cosa gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo che c'è questa funzione, questa costante che poi è una funzione, di t questo tipo qua, che è il suo tipo, a me non interessa nient'altro, che è una funzione con la freccia, l'arrow function, è un tipo molto carino, un modo molto carino di scrivere funzioni. Il function, aperte parentesi, era la stessa cosa, però a me piace di più l'arrow function. Ok, così avete visto che prima, senza dirgli questo, Context diventa rosso perché eh, A parte che non viene usato Perché dice non gli stai dicendo il tipo Quindi implicitamente ha un any E qua non gli, sta, non gli piace niente Qua stiamo controllando tutto Dicendogli questa funzione di questo tipo Lui capisce che il context è di questo tipo qua Vedete che qua gli scrive, gli scrive il tipo Ora però io non voglio questo any qua Allora se non sbaglio Esatto c'è questo infer oh, forse ce l'abbiamo già fatto andiamo un po' oh, proviamo eh. allora cosa sto facendo qua gli devo dire praticamente con questa notazione qua anzi facciamo così un attimo con questa notazione qua io gli sto dicendo questa funzione che invece è un componente una pagina un next page è una come se un componente React, però in questo caso è una cosa un, po', un pochettino diversa. Comunque una pagina, che poi verrà eseguita dal tuo client, accetta qualcosa in ingresso. Di che tipo è quello che arriverà in ingresso? Questo modo, che non, non stiamo lì a vedere come è scritto, io l'avevo intravisto e eh, ora l'ho scritto, però questo è il modo in expedirli ti arriveranno delle proprietà che sono di tipo, eh, lo stesso tipo di quelle che ti dà la funzione getServerSideProps lo fa qua quindi ehm, qua stiamo semplicemente tipizzando eh. ci stiamo dicendo i tipi giusti eh, sono tipi di next quindi non staremo neanche a perderci name. va bene è così ora in teoria io qua nelle props ho aggiunto name una proprietà che si chiama name che come valore avrà ehm, anzi scriviamo giusto per capirlo meglio giù ok quindi io qua dentro mi aspetto di trovare una variabile di nome name, sarà così? Proviamo a stamparla, vediamo cosa succede. Allora, Compilato, compilato, ho aperto Safari senza motivo, eh, client ciao. Cioè di, eccolo qua, client giuppi mi ha stampato in console, client giuppi. Cosa sta succedendo? Dove, dove arriva questo giuppi? Questo giuppi viene preso dal server in qualche modo, qua è schiaffato qua dentro, però facciamo finta che arrivi dal database, da una chiamata a un'altra API, arrivi comunque in una maniera più, più elaborata e complessa, ma dal server. Il server lo passa poi come proprietà, al um, lo, passa, cioè lo ritorna così, e next che poi mette in collegamento le due cose, dice sono su questo file. Questo, queste proprietà lato server le do al <ride> componente che c'è qua questo è un po' la, eh, lo, lo fa next dietro le quinte quindi non è che c'è stato un, un passaggio in meno viene fatto in automatico qua sono sulla pagina home per quello che vi dico che next fa questa cosa qua di mettere insieme client e server perché aggiungendo una funzione chiamandola così lui fa cose lato server quindi è un po' magica ma è, è molto comoda in realtà non c'è molto altro da sapere ecco quindi io qua invece di scrivere Create Giuppi site, io qua finalmente posso fare così. Anzi, vi dirò di più per mettere insieme tutte le nostre immense conoscenze che abbiamo fatto oggi. Invece che Index faccio un name. Ok? Quindi chiamo name il, il sito e la pagina scusate con, con, le, con le parentesi quadra in modo da dirgli ehi guarda che non è un nome normale questo è un nome che puoi prendere poi come variabile e lo facciamo anche lato server sì. no, se io qua faccio const router come ho fatto prima uso la funzionalità di next per leggere il router poi faccio router.query.name Ok, ma ah, questo. Name. Non è più il giuppy name. Adesso. Allora. Io qua. Vediamo prima se funziona. Perché qui, veramente Giuppy. Eh no, 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 no. no. Ho, voluto, ho voluto esagerare. Ho voluto andare completamente a caso Ehm. Questo qua è un hook che si usa, lato... Che si usa... Forse router così. Se no cerchiamo eh, perché è interessante vedere il... il... No, allora. Eh, quello che voglio fare io è, su Next.js, utilizzare router in get server data fetching vediamo un po se c'è un esempio ah c'è il context qua giusto capirla c'è il context adesso lo vediamo e nel context uh, penso in, um, in rec c'è rec query allora torniamo qua come vedete qua io ho Context Il Context è un po' il contesto della pagina E lato server <ride> Simone ci chiede dove possiamo imparare un vero aggiungaggio di programmazione Non qui <ride> Qua possiamo divertirci a vedere me che faccio il mio sito Poi se cogliete qualcosa buon per voi eh? Però Ciao Simone, ciao ragazzi ehm... Dicevo il contesto qua è quello che ho lato server Cioè dove mi trovo e da tutta una serie di informazioni, eh, li fa vedere qua sul sito. Ti dice che ci sono i parametri. Ah, è la prima cosa, ci sono params. Tra cui, ehm, se tu una pagina la chiami così, con le parentesi quadre, potresti trovartela sotto params. Dovresti trovarti questa cosa qua. Anzi, diamogli subito un'occhiata. Quindi, il mio name, io provo a mettergli context. Punto eh, params, punto come ho chiamato la mia pagina? L'ho chiamata name, tra parentesi quindi io qua mi dà errore perché potrebbe essere undefined. Quindi io direi così: se sei undefined, chiamati. Vabbè, non sarà mai undefined, Vabbè. non ci interessa. Il... Non, gest... non lo gestiamo, vaffan bagno, non lo gestiamo ok allora quindi qua cosa abbiamo fatto abbiamo scritto giuppi allora, aspetta che non so dove l'ho lo Allora, abbiamo scritto, preso giuppi lo prendiamo giuppi lato server dal, dal nome del, della pagina diciamo perché ha le parentesi quadre il è un nome dinamico lo passiamo come proprietà al client e client gli arriva un bellissimo name poi questo name lo usiamo sia qua nella nel titolo della pagina che continua a confondermi sia proprio nel mega testo che vediamo <coughs> ok io questo è Welcome to giuppisites Sites qua invece scrivo Pippo Welcome to Pippo Site quindi siamo a un nome di differenza dal dare questo sito a qualcun altro eh, però questo abbiamo visto un giro abbastanza completo di, di un po' di cose perché ehm, il file appunto ha un suo nome e Può, oltre ad avere un suo nome, può avere anche un nome dinamico con le parentesi quadre che permette appunto di utilizzarlo. E se è utilizzato per creare contenuti dinamici. Eh, lato server può essere preso e banalmente può essere un ID a cui seguire. Ma una, stai usando il Mactreamare su più piattaforme? Beh, allora, se sto programmando e lo sto facendo col sorriso è perché ho un Mac. No? A parte le cavolate eh, Sì, sto usando un MacBook Air che ho da poco e non ho mai avuto Mac prima Quindi non sono, non sono né un fanboy della Apple né nient'altro Però devo dire che il Mac con M1 fa veramente, fa veramente un gran lavoro Oltre a essere comodo il MacBook Air perché è piccolo e straleggero Ha una batteria che dura un sacco eh, infatti così scarica. <ride> non so da quanto eh, ma qua siamo siamo a casetta. eh, Non è che non posso ricaricarlo. però ci fai una giornata di lavoro in giro e l'M1 ti permette di buildare. Per, per esempio, adesso noi siamo in, in continua compilazione. Come ho detto ogni volta che faccio una modifica, viene ricompilata la, Vengono ricompilate le pagine. Eh, lo fa molto molto velocemente. Non c'è paragone, anche prima avevo un Dell molto molto bello, un XPS ma i tempi sono meno della metà quindi gli M1 hanno fatto, fanno tanta roba per programmare sono una, una bomba bene detto questo quindi abbiamo detto che il giro completo parte dal, dal, dal server in cui viene letto la, la variabile mettiamo che qua faccio la mia query e vado sul db la passo al mio client il mio client me la stampa e il giro che faremo soprattutto sugli articoli, facciamo gli articoli, anzi nel mio caso del sito io avrò tutte le pagine per eh, parlare di recensioni eh, dei posti e comunque creeremo una struttura che vale per tutti, non è che scrivo una pagina, creo un file ogni volta che, che aggiungo un posto, no, creerò una pagina dinamica in cui dico ti arriva un certo posto con certe informazioni e top, abbiamo anche un follower su Twitch. Io non ho parole, non ho parole. Cioè, ho un sacco di parole perché vi sto parlando da, da mezz'ora, però non ho parole, dall'emozione. Dunque, eh, andiamo avanti, vabbè, a parte queste cose. Ehm, il giro è, è questo qua che vi dicevo, e immaginate quindi la mia pagina sarà... Ehm, che ne so, ci sarà le coordinate per mettere il bottoncino sulla mappa. Ci sarà il eh, link a un video YouTube se ho fatto un video in quel posto. Ci sarà una parte testuale, ci sarà la parte: mh, non lo so, adesso dobbiamo ancora de definire come sarà fatta questa, questa pagina. Però, per ogni posto in cui vado, che per me è come fosse un articolo di blog, eh, ci sarà una pagina che mettiamo che vado su, che ne so, vado. Al 21 way of living a Milano, un co-working a caso. Facciamo finta che il name qua ehm, diventerà, cioè, questo name che passo dal browser sarà 21 way of living. qua arriverà 21 way of living. Faccio la mia query sul DB o quello che è, perché poi con Markdown dobbiamo vedere come faremo la struttura. E dopodiché, la mia pagina avrà in entrata tutta una serie di cose diverse. E userà le variabili e sarà una pagina per, che varrà per tutti i posti, quindi questo è più, o meno, è più o meno il giro. Detto questo, io vorrei ancora vedere fare il setup almeno. Di ehm, il setup di consigliato per la colazione web. Allora, se vogliamo entrare in discorso colazio, a parte col fame, quindi c'ho già il nervoso da, da, da fame del mattino. Eh, 21 Way of Living, piccola divagazione, co-working con cui siamo andati l'altro giorno insieme a Simone e Giovanni, che non so se sono in live, adesso Sì, sono in live e eh, siamo andati a provare questo mega co-working con Living di Milano, di cui parlano molto bene. Be bell'ambiente, bell'ambiente, bel personale. Ci siamo molto divertiti, eh, per carità. Molto informale. però abbiamo fatto colazione alle 11. Eh, non lo so non so come cioè, io mi, mi sarei fermato lì poi fortunatamente siamo andati avanti pranzo ottimo c'è cioè, pollo vegano c'è cioè, un'azienda che fa prodotti in, in carne vegetale diciamo molto interessante ma ne saprete meglio presto pro probabilmente e, tra l'altro scusate io ho aperto questa cosa qua qui si vede un Probabilmente un ghiacciaio che si è... Non so se è la... Cosa sia questo posto. Però è di dicembre 86 quando sono nato io. Cioè, sembra quasi che sia una concausa il mio arrivo sul pianeta alla distruzione. Vabbè. Comunque. Eh, a parte questo, dicevamo... Va, boh, andiamo avanti. Pollo vegano, abbiamo, abbiamo un attimo fatto pausa mentale. Ma l'ultima cosa che volevo fare oggi è mettere Tailwind. Tailwind che gestirà la parte di, di stile. Eh, io lo so che in realtà i miei amici Simone e Giovanni si stanno annoiando e, e seguono la live solo per, per farmi compagnia e li ringrazio, però è giustamente la programmazione se non interessa, non interessa, quindi io vi capisco. Andate, andate a vivere la vostra vita felice. Eh, io, qua, mi tocca programmare perché bisogna, bisogna fare questo sito. Questa è la piattaforma che svolterà la ricerca dei co-working e dei posti in cui lavorare in Italia e non solo detto questo facciamo un po di stile lo stile in questo momento come viene gestito vediamo, vediamo intanto next cosa ci propone per fare stile next ci propone questo styles che arriva da eh, questo file qua che andiamo a vedere insieme che non ho mai visto neanche lontanamente che è questo qua questo qua è un, un file css un modulo Normale, viene da dire. Normalissimo, e lui come lo usa? Lo usa eh, container. Main title, container con le classi. sta richiamando le classi che sono qua? Eh, carino. Carino che scrivi le classi e lui ti te le mette qua. Però qual è il discorso? che io potrei fare questo anzi potrei fare tre cose per scrivere lo stile e ovviamente in maniera moderna cioè in maniera un minimo automatizzata il primo è scrivermi tutto lo stile separatamente come faccio qua eh, qua poi entriamo in mille modi diversi scss non voglio neanche entrarci perché non è che conosca bene la parte di di stile eh, ne conosco proprio un piccolo un piccolo una, una piccola parte quindi non andiamo avanti però Qua è separato, c'è un file separato, c'è il CSS, qua si parla solo di, di stile in linguaggio stile e poi dentro i componenti tu li vai a richiamare eh, quello che ti interessa, in questo caso direttamente le classi. È un modo. Un altro modo che, che viene utilizzato soprattutto con i componenti React, perché sono dei componenti a sé stanti, no? Immaginate io scrivo un componente che è un menu, eh, a me interessa lo stile solo per quel menu... Invece che metterlo in, da tutt'altra parte, inve io invece. Ah, vedo che state facendo cose. Ah, ok, fate cose. Facciamo cose insieme. Io però parlo. Ci sta. Ehm lo stile appunto eh, di un componente io potrei metterlo direttamente dentro quel componente, no? E si creano questi, questi style component, no? Io ti do un componente che, che al suo interno ha sia la parte diciamo di logica e di struttura, sia la parte di stile. Eh, style component che sono fatti per intenderci così. Questo qua, questo button. Questo button qua, vedete? Questo button ha, è, un, un, è uno style A, quindi è una, un, un tag A in HTML, è un link, il famoso Ahref. Io qua quindi dando, do il nome button a questo componente stilizzato che quindi ha poi dentro il suo CSS, sempre normale, e poi nel mio componente React eh, vado ad utilizzare questo button così. Quindi richiamando questo button qua, con la B maiuscola, vado a richiamare questo che ha tutto un suo stile che ho scritto qua. Quindi ho, ho messo insieme un po' di robe. Cioè, io nel componente ho sia tutta la parte, diciamo, HTML eh, e React, componenti react sia un componente che in realtà ha solo dello stile. Però se io prendo il componente ho tutto. Ed è un modo, un modo che ho utilizzato molto io. Ehm, e... E che sicuramente anche è molto carino perché hai il codice. Cioè, a differenza di avere un file completamente separato in cui devi recuperare lo stile, hai tutto più vicino. Anche qua penso sia più una questione di scelta. Pref se c'è chi preferisce magari avere tutto separato, ordinato, cioè io lo stile lo metto dove sta lo stile, e io il codice lo metto dove sta il codice eh, JavaScript, ok, cioè più che comprensibile. C'è chi magari preferisce invece avere le, le cose di, eh, suddivise per componente, cioè non voglio dover cercare tra il CSS le cose che probabilmente cioè, posso dividere in sotto file dagli stessi nomi, però invece che dividerli io tengo tutto insieme perché se il bottone lo uso qua e voglio sapere come è fatto lo metto già qua, non sto a scriverlo eh, in un altro file, poi i componenti dovrebbero essere piccoli, dovrebbero essere molto specifici in quello che fanno. E quindi è un'altra un storia ancora e secondo me ha il suo senso. La terza via che è quella che usiamo noi, è che facendo questa disamina mi sembra <ride> adesso la peggiore, ma no, mi piace, mi, mi è piaciuta, quindi la usiamo, però la voglio imparare, quindi la usiamo, e usare Tailwind. Cosa abbiamo detto di Tailwind? Abbiamo detto che eh, ci permette di utilizzare le classi eh, direttamente per stilizzare la nostra pagina, cioè, invece che eh, fare come ho fatto qua. Che sono andato a chiamare la, eh, che ne so, con que questo modo contorto sono andato a chiamare la classe container. Eh, io qua potrei scrivere nel linguaggio che vediamo adesso di, di Tailwind, eh, usa la classe che si chiama Container, facciamo finta. E basta. E lui sa già com'è fatta. Ovviamente poi posso definirne di, di mie, di cose mie, però mettiamo che io voglio mettere, che ne so, padding e, e colore a questo componente. Io qua scrivo due classi, una che gli dice che il padding è fatto in un certo modo e un'altra gli dice un certo colore. Scrivo, diciamo, una classe per... un nome e classe per ognuna delle, delle, delle cose. È una via di mezzo perché ti permette di avere intanto eh, un occhio su qual è la grafica di un componente semplicemente guardandolo, perché se io qua ho ehm, che ne so, il famoso v24 di prima, che non c'entra niente, però la larghezza 24, io so che questo div è larghezza 24, perché ha questa classe qua. Dall'altra parte, però, ehm, come vediamo adesso Tailwind ti permette di configurare poi delle cose in maniera, diciamo, ehm, globale. Quindi per esempio creare un tema e dire che il colore blu è il colore primario del sito, ti crea un file di configurazione e lì ci metti il colore blu come, come colore primario. E quindi poi cambierà in tutto il sito. Allora intanto togliamo... Ah, lasciamo tutto qui. Va bene. Installiamo Tailwind. Anche qua andiamo di documentazione, install Tailwind, install Tailwind. Allora... Devo dirgli qualcosa di particolare? No. Ok, iniziamo installando in CSS. Andiamo qua, interrompiamo la nostra cosa. Installiamo. Ci vuole tanto installarlo? Non con l'M1. <ride> ok, ha installato adesso facciamo un init del suo mondo che crea file di configurazione. Ok. Allora, ci ha creato un file di configurazione, andiamo a vederlo, come lo crea, così, vuoto, non c'è niente, fico. E... Qua c'ha il suo tema che puoi estendere, penso poi, mi sembra che qua gli vai a dire in extend, gli vai a dire poi cose come colori, cose belle su come sarà il sito. Il content invece dovrebbe essere che tipo di, ehm... di file andare a pescare. Mm. <ride> questo build ok però in realtà mi sa che ci conviene cercare next.js sì mm. ok Infatti, abbiamo, abbiamo fatto questo. Ristalliamo. Così installa quello che manca. Ok. Limit noi l'abbiamo fatto senza il meno P, giusto? Ah. E noi rifacciamo. <ride> ah, ok, ha creato un altro. File, ok. Dopodiché, ci prendiamo infatti quello che mi volevo capire, praticamente in questo file di configurazione di Tailwind il content, il content rappresenta il che devo dov'è che, che vuoi usare. Che Tailwind e cercando l'installazione per next, lui ti dice dove probabilmente devi cercare le cose quindi sotto pages, troverai dei file. Quindi presumo che così possa funzionare dopodiché dice di andare in global e aggiungere queste direttive allora in global css all'inizio gli aggiungiamo queste direttive hanno letto rule questo è un controllo di typescript che non, non, non lo conosce penso proviamo, lui dice che abbiamo finito ma fidiamoci ah, allora, ehm, randev, siamo qua. Welcome to People Site. Già, è cambiata la grafica. Ora, come lo proviamo? Ah, proviamolo qua. Ehm, ah, ok, abbiamo il suggeritore. Oh, avrò già installato su Visual Studio Code il pacchetto che ti aiuto con Tailwind. E con options, no, control spazio, mi suggerisce delle cose, per esempio, eh, No non mettiamo niente a class name, togliamo questo H1, facciamogli un, un colore come text color. Text red si. Sì. Text red, come vedete è come se io scrivessi. Color due punti qualcosa e ti dà già tutta una serie di, di rossi con le varie tonalità, quel numerino dopo. La tonalità, capite? È molto carina, questa cosa! Funziona, Funziona o no? Funziona, eccolo qua. Adesso ci ha cambiato. ho tolto gli stili suoi e sto usando, togliamo questo schifo, e sto usando eh, Tailwind. Quindi scrivendo questa su Twitch, si è scritto che parla in inglese sotto il tuo canale. Uh, of course, <ride> no, lo sai, io Twitch l'ho solo messo giusto per me, non l'ho mai usato, quindi eh, parlerò in inglese per Twitch, so, magari ho un traduttore automatico. E, no, appunto, quindi io adesso lo stile lo do così, uh, adesso non mi, non mi ricordo nulla, tipo font bold, facciamolo, facciamolo in grassetto, ce lo fa in grassetto, top e facciamo una personalizzazione a... non lo so, il nome allora per il nome facciamo un piccolo span in modo che sia diverso dal resto eh ah, sì, ciao, io e Miko Pincol Mettiamo. vedete, se io adesso volessi scriverlo... Questo name lo voglio scrivere in blu, in verde, Ciao, dai. Ehm, dovrei o mettergli una classe qua. Dicendo lui scriverlo in, in verde quindi con le CSS separato, dovrei scriverlo lì con lo style component dovrei fare un componente eh, chiamarlo span green span e dentro ficcarci le cose e poi qua scrivere andarlo a usare una cosa del genere invece con Tilewind. Io posso usare le sue classi e basta, non, non mi sto proprio neanche a preoccupare, però mi deve aiutare. Eh. Sta a fare così, tac, e Pippo lo scrive in verde. Capite che è molto comodo, è molto veloce, cioè io quello, il motivo per cui l'ho scelto un po' per esplorarlo perché non lo conosco, quindi ci sta. Eh, tra l'altro è una cosa secondo me molto utile, è quella di... Di provare a fare le cose un po' con cose nuove un po' a caso, e io anche probabilmente non sto né spiegando benissimo né eh, facendo vedere in modo professionale come funzionano queste cose, però è per me molto utile perché devo impararlo un po' meglio. E eh, allora facciamolo così. Eh, usiamo Tailwind che, che è una cosa per me nuova. Possiamo ingrandire le cose, quindi se vogliamo mettere questo testo più grande eh, lo mettiamo. TextXL adesso il mio nome è più grande del resto um, un'altra cosa molto molto carina, ma vediamolo prima in documentazione per, per, per farlo spiegare meglio è la parte di no, siamo, siamo sul sito sbagliato. è la parte di, di responsive, cioè come faccio, ok io scrivo le classi, scrivo che una cosa deve essere grande e una cosa deve essere piccola, anzi faccia facciamolo, facciamolo subito, facciamo che io qua metto che tutto sto testo, testo è quanti XL possiamo dargli, qual è il massimo, 8XL, boom, ok? Quindi gli sto dicendo che questo testo è molto grande. Cosa succede però. Eh, cosa succede però eh, se lo metto responsive, cioè se, se modalità cellulare, adesso io ho messo modalità cellulare qua sul browser, no, che rimane grande uguale, ma va a capo bello eh, però non bellissimo, vorrei che rimanga sulla stessa riga. Eh, il CSS posso fare le media query, quindi dico, se uno schermo è più piccolo di tot, fai così, se no fai così, posso gestirmela così. Eh, posso utilizzare, se no, delle, eh, dei valori che siano, siano, appunto, responsive. In questo caso, quello che permette di fare te tailwind è specificare eh, i tipi di schermo. Come lo fai? Eh, non so leggere la documentazione interna. Se io faccio responsive... Responsive design, eccoci qua. Responsive, praticamente ci sono queste sigle che rappresentano delle dimensioni di... Di schermo e banalmente vanno a sostitu sostituire le media query, cosa vuol dire che io posso dirgli, cosa posso dirgli? Vedete, c'è cioè SM eh, Small sarebbe il più piccolo, medium large XL 2XL sono le risoluzioni diverse? E io le userei così, ehm, se tu sei, ovviamente da lì in su si intende, se gli potrei dire che ne so, md. Quindi medium text XL, quindi da medium in su mettiamo l'XL, XL, ma prima eh, di default mettiamolo solo a large. Ok. Vediamo un po' cosa succede. Adesso è piccolo, anzi, facciamolo responsive. Se io lo allargo, vedete c'è stato un cambio di dimensione a eh... 768 di larghezza se andiamo a vedere qua 768 è medium quindi lui da 768 di larghezza in su mi ha messo come gli ho scritto qua te text 8l che tra l'altro andandoci sopra vedete fa vedere anche che cosa equivale in, in css questa è tutta roba di tailwind no? tailwind dice con quella classe io ti applico questo poi vedi tu poi eh, vedremo che si possono specificare cose nelle file di configurazione. Però, appunto, gli sto dicendo questo è il medium, ma in generale, se no, LG. Lui qua utilizza il rem e ti dà anche una, una stima in pixel. E quindi, quello che poi effettivamente succede, se sei più largo di MD di medium di quella risoluzione, lo mette grande, se no lo mette piccolo. Cosa ho scritto? Due classi. È troppo piccolo, è troppo grande, metto 7, eh, ma voglio che però su schermi eh, ad alta risoluzione sia diversa. Metto. Non mi ricordo <ride> così, forse così. XL, continuavano con queste. denominazioni sì, eh, è un po' questa la, la velocità che, che ho visto che mi è piaciuta molto di Tailwind perché tu scrivi semplicemente i tuoi. utilizzi le sue classi. In più, eh, quello che vedremo nei prossimi video, non so se già nella prossima, magari sì, prima o poi dobbiamo iniziare anche a lavorare. Io qua ho fatto un setup di, di due video, però è anche per spiegare, cioè un po' per io per provare a, a vedere se ho capito qualcosa, un po' per spiegare meglio, si va anche un po' piano. Ma direi che non abbiamo fretta a fare il mio sito. Ehm, questo è il file di configurazione. Vediamo se c'è un esempio un pochettino più elaborato. Dem Configuration, eccolo qua, che permette di andare a specificare tutta una serie di cose. Permette di, di per esempio, cambiare le, le risoluzioni del responsive che abbiamo, che abbiamo appena visto. Permette di definire i colori con delle tonalità specifiche. Permette ovviamente di cambiare il font, che è quello che useremo. E, è molto interessante, per esempio, la parte di colori perché mh, permette... Mh, per esempio qua eh, specifica colori, ma di mettere banalmente il colore primario mettendo un colore quasi si può cambiare qualunque cosa. Vedete qua sta cambiando eh, anche le dimensioni. Cioè, ehm, è molto veloce la, la compilazione attraverso i nomi delle classi. Ma è abbastanza potente per, per farci un po' tutto. Avendo un file di configurazione come questo, qua ti dà tutti i colori. È, è molto carino. Poi. Eh, permette non so comunque vabbè la mia idea è usare poi un, creare un mio colore primary magari crei colore primario secondario eccetera sempre nel file di configurazione così io nei file richiamo il colore primario diciamo e, 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 e utilizzo sempre quello se poi decido domani che il sito non deve essere giallo ma deve essere blu cambio solo nel file di configurazione del colore. Altra cosa che poi vedremo è molto molto carina e che è molto veloce, molto veloce fare la modalità dark proprio perché, tra l'altro vediamo come lo fa, perché eh, utilizza una scorciatoia nelle classi che è appunto dark e tu puoi dirgli se lo sfondo è bianco ma se sei in modalità dark utilizzami lo, lo sfondo di un altro colore. Ovviamente poi bisogna eh, gestire il cambio in dark. Penso che forse di default eh, lui utilizzi, eh, utilizzi la, la configurazione di sistema. Quindi se il tuo sistema sei in dark, ti metti il dark. Ma non ne sono sicuro. Proviamo. Questo, come ultima cosa di oggi possiamo provare questa. Facciamo che questa roba ha ah, BG background. Ehm, blu, mamma che colori <ride> ma se sei in dark utilizza bg scuro tra l'altro sto pensando che io non sono in dark mi sa, quindi non lo sapremo mai, proviamo a vedere ehm, se io cambio tema tema non so cambiare il tema Eccolo qua. Ho messo il mio sistema scuro, quindi io su, sul Mac, il sistema operativo, ho messo il sistema scuro, lui lo applica un po' a tutti, anche a Chrome. E, e il mio sito adesso, vedete, ha messo lo sfondo scuro, se io metto chiaro, torna chiaro. Questo qua, però, ovviamente è, è, è la, è la, lo fa in automatico, ma si può eh, anche scegliere di farlo auto, non automaticamente, ma grazie al. Un piccolo, un piccolo script gli dite fai il classico tasto questo qua per intenderci in cui gli dici passa da light a dark comunque lo faremo perché è una cosa carina ma è facilissimo farlo con con Tailwind questo era un po' il succo bene io direi non so dove siamo tanto qua siamo sul main quindi chi se ne frega però io un commit ba banalissimo part 2 lo faccio così ce l'abbiamo, devo ancora crearmi la repo, tra l'altro adesso poi offline eh, creerò la repository pubblica su GitHub e pusho così potrete accedere anche voi a questo codice che adesso è, è un setup praticamente quindi è stato molto introduttivo però ehm, ovviamente tutto il codice che, che scrivo qua in live che, che vedete lo lo pubblicherò sempre sarà, sarà libero sarà di libero accesso a tutti però direi che, che per oggi abbiamo visto un sacco di cose grazie a chi mi ha tenuto compagnia facendo mille altre cose bellissime e basta basta direi che nella prossima live che ok non c'è una programmazione non ho idea di quando sarà la prossima live questo potrebbe essere un problema per qualcuno però cercherò di calendarizzare un minimo non prometto niente Potrebbe essere domani, potrebbe essere già domani mattina che ne approfitto e vado avanti. Vediamo. Cerco almeno, almeno su YouTube di mettere prima la, la live. Così arriva una, una segnalazione un po' prima a chi, chi può essere interessato. E cosa faremo? Abbiamo, abbiamo installato tutto. Sì, io direi... No, dobbiamo ancora dobbiamo andare un po' più a, eh, sulla struttura del sito. Eh, perché mh, il database, come gestiamo le pagine, eh, poi magari è vero che non avendo ancora tutte le idee su come sarà, possiamo vederlo anche dopo. Tuttavia, dobbiamo iniziare a costruire qualcosa. Un po' il setup e la spiegazione su tutto l'abbiamo data, quindi direi che possiamo andare avanti. Grazie, allora, ancora, che ha, mi ha fatto compagnia e chi recupera.